ho visto delle fotografie molto belle. Ancora una volta buonasera Giuseppe De Palmas, ma anche lei tanti anni che si presenta nel mondo dell'auto, nel mondo della corsa. Io, così come ho chiesto a Sergio, chiedo anche a lei: ma è cambiato qualcosa da allora a oggi? È cambiato tanto, molto, a livello di soprattutto di tecnologia, perché le macchine oggi praticamente sono molto molto più sicure rispetto a una volta. E poi anche le gare, tutto il modo di, tutto l'insieme. C'è Antonello che già voleva fargli una domanda. Antonello Lai, perché mi diceva che lui ha un buon rapporto con le auto da corsa. Volevo dire questo: esistono molti club sportivi in Sardegna, però mai che vengano fatte manifestazioni a livello internazionale. Non parlo tanto delle gare di tipo la Costa Smeralda, ma le altre, quelle che una volta erano il succo dell'automobilismo in Sardegna, come la Scala di Giocca, come Iglesias, come per esempio anche la Campuomo. Come mai non ci sono più? Come mai? No, ci sono ancora. Sì, però ci sono ancora, ma non riescono ad assurgere a quei livelli internazionali che magari potrebbero servire anche al turismo. Dipende sempre dalle associazioni economiche. Certo. Quindi sempre un discorso di soldi, caro Antonello. Antonello, senti, noi, come avrei visto, ogni tanto ci organizziamo e parliamo soprattutto di spettacolo, anche se oggi si commenterà tantissime cose. Vedi, adesso, a proposito di Canica, devi sapere, a Canica c'è una scuola che organizza dei bei balletti. Invitiamo qua il gruppo di Canica che presenterà La Baciata. Intanto con Antonello parlo. Ma quante volte, Antonello, hai vissuto momenti insieme alle auto da corsa? Ma io non amo tanto le auto da corsa, anzi io non amo in generale le autovetture nuove. Io amo le autovetture vecchie. Io infatti ho una Volkswagen che ha almeno 32 anni e ci tengo molto, e soprattutto mi piace usarle le macchine, non venire usato alle macchine. Ma non è che c'è la macchina di 32 anni perché insomma lo stipendio della tua televisione non ti permette di acquistare, che so, un Mercedes come quello che c'ha Sergio, magari. È un indovino. Facciamo un applauso a Paul De Santi, forza, dai. L'ho beccato. Allora, intanto noi stiamo prendendo tempo certo. E stiamo anche dicendo, per scherzare, per far arrivare all'interno i ballerini che si fanno pregare. Signori ballerini, siete pregati di... Allora, prego, ma se ci muoviamo, anche se no qua siamo rovinati. Eccoli qua che arrivano, l'applauso per i nostri ballerini con questo bel costumino. Guarda Antonello, ma di' la verità, ma tu da piccolino saresti voluto essere come questi ragazzini con un bel vestito così e farti sta baciata? Forse da piccolino c'avevo già il panettone, non era il caso. Allora via, da Canica c'è La Baciata, prego! This song is for you, wherever you are. No sé lo que me pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar. Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una cartita ni una seña de a dónde estará. No merezco lo que me hiciste, morena, ya no como, ya no duermo esperando tu regreso. Ay Dios, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami, ¿a dónde tú estás? Esto muere. Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez. Let me find out. Tantas penas, por favor llame un doctor y que vuelva mi morena. Te extraño día y noche.
noche sin cesar. Y el pensar que estás con otro me atormenta cada día más. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime, mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, si hay otro en mi lugar. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise. Ven y vuelve otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise. Ven y vuelve otra vez. Now you're gonna come back, boy. You know I stay missing.